Buongiorno. Buongiorno, sono Armando Iannone della web Piero da Saronno. Sono in compagnia del signor Wu Buming, che è cinese, è il proprietario del ristorante Wu di cucina giapponese. Si mangia molto bene, mi dicono. Grazie. Quest'anno è la prima volta che a Saronno si è svolto la loro festa, il Capodanno cinese. Ritorniamo dalla loro manifestazione in centro di Saronno, organizzato anche con il patrocinio del comune di Saronno, quindi c'è stato anche in concomitanza la presentazione della nostra festa, il nostro carnevale. Avete visto che bello. Abbiamo anche visto come le vostre maschere, il dragone e il leone, sono sfilati per tutte le vie del centro, accolti da una variegata persone gioiose, bambini che hanno accettato ben volentieri la vostra festa. Ora, noi conosciamo le nostre tradizioni, signor Wu. Ci può raccontare, ci può dire in breve il perché di questa festa, come nasce? So che per esempio voi festeggiate il vostro Capodanno in concomitanza anche con la prima luna nuova dell'anno. Sì. E quest'anno cambia, quindi quest'anno coincide con il 10 di febbraio 2013. Bene, ci può dire così cosa fate in Cina, eccetera? Quest'anno è non vanno in Cina, non è da lago, però è serpente quest'anno. Ah, quest'anno sì, è vero, perché ogni anno cambia. Il riferimento dell'anno, l'animale. Sì. Quest'anno è quello del serpente. Sì, serpente. Benissimo. Sì, sì. Io ho visto che c'è un calendario vostro, quindi ogni anno c'è. Quest'anno è quello del serpente, l'anno prossimo per esempio sarà quello del cavallo, eccetera, eccetera, via sì. Così. Ma volevo un po' capire, il dragone e il leone oggi in piazza che hanno fatto tutto questo casino, e c'erano vicino anche delle pentole che suonavano, facevano rumore, i petardi, cosa rappresentano? Noi fare una festa di Capodanno in cinese, sì. Noi tutti gli anni... Prima gennaio, sì. No? In Cina tutti fanno festa ad lago. Ah, ok. No, in Cina però in Cina. Ogni anno fa le tracola, fa le festa però. Sì, ho capito. Quanto tempo dura questa bellissima festa? Fare festa a Capodanno dura 2 settimane. 2 settimane? Sì. Ma non è sempre festa come oggi, per esempio? No, no? Solo a Capodanno. Ecco, ci può raccontare cosa succede in questi 14 giorni, queste 2 settimane di tempo? Cosa fate in pratica? Pratica non è solo fa... Visita ai parenti, se non sbaglio. Sono parenti, festa, festa. Amici, parenti, così. Parenti, eccetera. Sì, anche amici. Una cosa bella, io mi sono un attimo documentato, Piero, e ho letto che il primo giorno, che è oggi, sì. Si mangia. Insieme alla famiglia. Famiglia. Vero? Vero. Insieme alla famiglia. E gli amici più stretti. Sì. Poi una cosa molto interessante che ho letto è che il secondo giorno, per esempio, le donne, solo le donne sposate, vanno a casa dei propri genitori per andare a salutarli. Quello lì dipende. Non va il marito, va solo la donna sposata. Quello no. Vero? No, tutti e due. Tutti e due? Tutti e due. E quindi sono lì, tutti e due. Sì, tutti e due. Ah, ok. Sì. Bene, vediamo un po'. Cosa si mangia in questo periodo di festa? Quali sono eventualmente i piatti tipici della vostra cucina in questo, per festeggiare questa bellissima festa? Mangia, noi mangia tutti tanti cose piatto, eh. Ma che piatti principalmente? La carne no. Sì, pesce, pollo, qualcosa, ci mangia tutto. Ah, ecco, tutto pesce misto. Pollo. C'è tutto. Ho capito. Bene, ma coincide questa festa bellissima anche con
la venerazione dei defunti, dei morti. È vero? Almeno io ho letto che in questi giorni le famiglie cinesi vanno a visitare i morti. Quello no. Quello no. Quindi Wikipedia è tutta da verificare. No, quello no. Un'altra cosa bella, i fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio servono per scacciare i maligni, il male, o no? Questo è un po' tutto il fracasso che di fatto c'è in giro nei paesi cinesi per festeggiare questa festa, per scacciare, diciamo, il male e fare di benaugurante l'anno che verrà, o no? Fare fuochi d'artificio com'è? Vero? Questo è vero? Sì. C'era un tempo fa, c'era un mostro, dicevano, che un mostro... Nian? Sì, Nian si chiamava, e che ogni anno usciva dalla grotta per uccidere, per mangiare gli uomini, per le persone. Esempio, infatti. E poi noi abbiamo deciso di fare questo tipo di evento, che sarebbe il Capodanno, e con i fuochi d'artifici, con il colore rosso, con le magliette rosse, perché c'era questo mostro che aveva paura del rumore, del casino che facevano con i fuochi. Ecco perché quindi oggi la rappresentazione di questa festa, abbiamo visto il dragone e il leone quasi spaventati da questo fracasso. Sì. Bellissima questa cosina. Quindi quello che ho raccolto da internet, perché anch'io non sapevo nei minimi particolari, mi sono un attimo documentato per fare questa intervista e tu me ne dai ragione. Bellissima questa cosina. Nian si chiama, sì, questo mostro, eh? Sì. Nian. Bene. Poi vediamo, poi ci sono tutti questi 14 giorni, ci sono altri eventi. Per esempio, tu mi parlavi di rosso, perché il rosso spaventa il mostro. Ma ho raccolto anche che in questo periodo ci sono l'ultimo giorno c'è la festa delle lanterne rosse. Lanterne rosse? Sì, le lanterne rosse. Io lo vado a leggere. Quindi, l'ultimo giorno è il giorno del Yuan Xiao, che concluda tutta la festa, l'ultimo giorno. È la festa appunto delle lanterne rosse, durante la quale le famiglie escono per le vie dei villaggi, delle città, con in mano queste lanterne, e si conclude in questo modo tutto il giorno delle festività, i 14 giorni delle feste, eh? Ok? Bene. Un'altra cosina che c'è, non so se le buste rosse si fanno, tu dovresti saperlo, ti hanno mai fatto dei regali? Sì, certo. Ecco, questa busta rossa, cosa rappresenta questa busta rossa, signor V? Busta rossa, quando, come noi bambini, fate busta rossa, quello tutti gli anni. Ma cosa c'è dentro in questa busta rossa? Soldi, no? Ah, ecco, soldi, soldi. Soldi. Ma tanti o pochi? Dipende. Io le faccio una domanda, signor V. Sì. Se io mettessi 4 monete nella busta rossa, posso metterle 4 monete nella busta rossa? No. Perché? Perché te lavo poco. A parte che è troppo poco. Sì, te lavo poco. Perché in Cina il 4 porta sfortuna. È un po' come il nostro 17, il numero 17. E se io mettessi invece 8 monete? 8 monete? 8 monete. Perché l'otto è il numero fortunato. Fortunato, sì. Vero? Sì. È il numero fortunato. Allora si mettevano le monetine. Lei, signor V, ha dato la busta rossa oggi al suo figlio. Intanto, come ti chiami tu? Marco. Ah, Marco. In cinese, scusami. Come io si... non... ah, no, Marco. Marco. Marco, sei italianizzato proprio. Sì. Sei nato in Italia? Sì. Ok. Gli hai fatto quindi il regalo? Certo. Gliel'ha fatto, signore, il regalo? Sì. Perfetto. Ma gli hai messo le monete? No, perché non adesso non si usa più mettere le monetine. Sì. Ma si mettono le monete carta. Di carta. Bravissimo. Quindi le buste rosse proprio rappresentano il dono per l'anno prossimo. È un dono che rappresenta il fatto che c'è un anno nuovo davanti, e che quest'anno è un anno, dovrebbe essere l'anno fortunato, vero? Bene.
poi vabbè, la conclusione della festa di oggi, però solo oggi, si conclude con i fuochi d'artificio. La Cina è molto famosa per i fuochi d'artificio, siete la patria dei fuochi d'artificio. Sì, sì. E anche in Italia avete importato anche un po' queste, Italia. Questo modo di festeggiare le feste. Oggi farete i fuochi d'artificio a Saronno, sì, o comunque a Saronno, qui nel piazzale del vostro ristorante? Anche fuochi d'artificio. Farete i fuochi d'artificio? Sì. A che ore li farete? Così magari veniamo a vederli. Stasera farò a 9:30. Ah, 9:30? Sì. Ho capito. 9:30. Ho capito. Bene, signor V. Poi, intanto il colore rosso è il colore della festa, vero? In Cina è il colore della festa. Infatti abbiamo visto anche il dragone rosso, i vostri manifesti rossi, anche gli addobbi delle case diventano rosse, eh? Si addobbano le case, vero? E si sta comunque una festa di famiglia, si sta insieme ai parenti, ai nonni, agli amici più cari. Bene. Qual è il piatto tipico però di questa festa? Cosa a Capodanno oggi? Cosa si mangia di solito durante questa festa? Faccio la domanda a sua moglie, così almeno. Palè in Cina o palè in Italia? Sempre in Cina. Sempre in Cina. Qual è il menù, il menù di solito che fate? Cicciolo? Cicciolo. Mangio. Pollo, così. Pollo, pesce. Pesce. E c'è, di dolce, qual è il vostro dolce tipico di questa ricorrenza? È dolce, fare dolce, fare, come dire, quello. Io ho letto, ma senz'altro il dolce di riso. Il dolce di riso, glielo ricordo, le pietanze tipiche, il dolce di riso e poi anche che si chiama... allora, vedi, qui c'è Luoyang Zai. Dolce dipende da quella dolce. Noi quando oggi c'è quella dolce, mangia quella dolce. Ah, ok. Ogni gusto è diverso, sì. Però dipende le chi. Cosa oggi? Cosa piace, c'è? Gusti diversi. Ah, gusti diversi. Non è tutto uguale. Bene, bene, bene. Poi, intanto io. Fa quasi buio. Intanto voglio ringraziare a nome della città di Saronno dell'opportunità che ci avete dato, perché ci avete fatto trascorrere una bellissima giornata oggi con questa oggi iniziativa. Bella giornata. Sì, bellissima giornata. Sì. Attenzione che domani nevica, eh? Domani nevica. Domani nevica. Quindi siamo stati fortunati. Fortunati. Diciamo che l'anno del serpente inizia con un buon auspicio, quindi una bellissima giornata. Domani sarà, così dicono, bello, una brutta giornata perché comincerà a nevicare. Sì, sì, sì. Dicevo, a nome di tutta la città, Web TV Piero da Saronno, sì, vuole ringraziarvi intanto di questa grande opportunità che ci avete dato, una giornata di festa, e speriamo che questo primo anno si possa ripetere l'anno prossimo, perché veramente ci avete deliziato con la vostra bellissima tradizione. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie. 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 E buon Capodanno. Buon grazie. Anno. Grazie. Anche te. Okay? Grazie. Colleghi, andate lì, va. Entra la vigilanza, dai. Dai, Michele. Dai, Michele. Presto però, Pietro! Pietro, dai! Dai! Dai, Pietro! Dai! Dai, Pietro! Venga qui, anche lei con la... Ok, siamo... Ah, così si mette, va bene. Bella, bella, una bella posizione, dai! Bravi! Bel sorriso! Dici! Ok. Perfetto.